Erano in molti, come osserviamo nell'auditorio Bruno Buozzi della CGIL, a prendere parte all'incontro dedicato alla previdenza. INPS, una nuova sfida per tutti, questo è il tema dell'incontro promosso dalla CGIL e nello specifico dallo SPI e dal patronato INCA. Spunti, argomenti di discussione e riflessioni su un argomento che rimane di stretta attualità e sul quale i presenti si sono confrontati portando il proprio contributo secondo i rispettivi ruoli. È un'iniziativa importante perché stimola l'Istituto a fare sempre più e meglio utilizzando anche le nuove tecnologie. E in questo quadro c'è una funzione fondamentale che svolgono le parti sociali, che svolgono anche i patronati a partire dal patronato della CGIL. Sullo sfondo c'è la riforma delle pensioni, ci auguriamo che in Italia si riesca a fare un intervento che modifichi un sistema previdenziale che è il più pesante in Europa per le persone. 67 anni di età per andare in pensione ce l'ha solo la Grecia insieme a noi. Quindi le proposte che vengono fatte, a partire da quelle fatte unitariamente dal sindacato, vanno in quella direzione. Più flessibilità, quindi la possibilità di andare in pensione anche prima, più solidarietà e più attenzione a certe categorie di lavoratori come le donne, come chi fa lavori gravosi. Questa è un po' la sfida che si pone all'istituzione, si pone al governo, ci auguriamo che ci siano delle risposte.